Ho sentito dire che state reclutando. Perché non entri? Verrete pagati a lavoro concluso come tutti gli altri. Ora a chi tocca? Voi tre sembrate in grado di fare dei danni. Cercate un'occasione per combattere? Certo, se questo è il posto giusto per affrontare Archangel. Questo è il posto giusto. La paga di base sono 500 crediti a testa. Sarete pagati a fine lavoro. Se morite, i vostri amici non si prendono la vostra parte. Dovrete procurarvi da soli armi e protezioni. Non sembra essere un problema per voi. E no, questo non ti rende un membro dei Sole Blu, degli Eclipse o del Branco Sanguinario. Sei un freelancer. Punto. Domande? Perché i mercenari lavorano insieme per far fuori Archangel? Non è molto che sei su Omega, vero? Fa tutto il possibile per intralciarci. Le spedizioni spariscono, le operazioni vengono compromesse, ogni mese la situazione peggiora. Tara che gli altri capi sono stufi di perdere crediti e uomini. È un pezzo grosso? Quanti capi dei mercenari sono coinvolti in questo attacco? Sì, Tara che comanda i Sole Blu, ma tutti e tre i capi sovrintendono l'operazione. Gerard è a capo degli Eclipse, il Garm del Branco Sanguinario. In capo è Tarak, ma nessuno degli altri lo ammetterebbe. Mi sorprende che siano coinvolti, ma forse per liberarsi di Archangel ne vale la pena. Allora cosa facciamo una volta sul posto? Come arriviamo ad Archangel? I mercenari ti informeranno una volta sul posto. Da quanto ho sentito, i freelancer si occuperanno della ricognizione. Attaccheranno ondate per distrarre Archangel, mentre noi cercheremo di superare le sue difese. Quindi siamo carne da macello? Se non ti sta bene, non arruolarti. Ma se fai un buon lavoro, la paga è ottima. E poi, quante possibilità ci sono che vi uccida tutti? Un bel po' di guai per catturare un solo tizio. Avevo una bella squadra, ma ce ne siamo sbarazzati. Ora è da solo. Ma è in una posizione di vantaggio. È la sua base operativa. E sa che stiamo arrivando. È pronto per un attacco del genere. Abbiamo già perso molti uomini nel tentativo di catturarlo. Sarà dura arrivare a lui. Come seguire un vorce nelle fogne. Ma è per questo che stiamo reclutando gente. Se continuiamo a inviargli contro degli uomini, prima o poi lo prenderemo. Dove si svolgerà l'attacco? La base operativa di Archangel. Si nascondeva proprio sotto il nostro naso. Non posso dirti con esattezza dove stai andando, ma ti ci porteremo noi. Dove andiamo? Dirigiti al deposito dei trasporti fuori dal club. Ci saranno dei nostri ragazzi ad aspettarti. Avanti il prossimo! Ehi, è qui che ci si arruola? Mi sembri un po' giovane per arruolarti come mercenario. Ho l'età giusta. Sono cresciuto su Omega, so come usare una pistola. Dovrei saperne di più se vuoi sopravvivere. So cavarmela da solo. E poi ho appena speso 50 crediti per questa pistola e voglio... Riprenditi i tuoi soldi. Ehi, ma che stai... Fidati di me, ragazzo. Più tardi mi ringrazierai. Sono in missione. Spero che tu sia pronto. Archangel sta annientando voi freelancer. Sono pronto, andiamo. Sali. Era ora che mandassero qualcuno che sembra in grado di combattere. Ti hanno detto cosa dobbiamo combattere? Chi mi ha reclutato è stato un po' vago. Non avremmo molta disponibilità di personale se tutti sapessero la verità. Archangel è chiuso in un edificio in fondo al viale laggiù. Ha una posizione di vantaggio. È l'unico modo per avvicinarsi a un ponte molto esposto. Il luogo perfetto per un massacro. Ma comincia a sentire la stanchezza. Commettere errori. Presto lo staneremo. Avete un piano? Una piccola squadra aspetta di infiltrarsi nel suo nascondiglio, ma dobbiamo attirare altrove il fuoco di Archangel, in modo da permettere loro di agire. Ed è a quel punto che entriamo in gioco noi? Esatto. Farai parte della squadra di diversione. Dirigiti sul ponte e tieni Archangel occupato, così la squadra di infiltrazione potrà passare alle sue spalle. Mi sembra un po' una missione suicida. Direi di sì, ma secondo me potete farcela. Dirigiti lungo il viale e raggiungi la terza barricata. Parla con il sergente Kafka. Ti dirà lui quando entrare in azione. Quindi il ponte è l'unica strada per il suo nascondiglio? Esatto. Archangel ha fatto crollare i passaggi sotterranei e ha sigillato le porte dei livelli inferiori. Abbiamo inviato squadre di scavatori, ma ci stanno mettendo troppo.
Se riescono a far volare di nuovo la cannoniera, ci sarà di grande aiuto. Ma spero che la squadra di infiltrazione completi il lavoro. Così potremo andare tutti a casa. Hanno usato una cannoniera per eliminare un solo nemico? Sì, e Archangel l'ha abbattuta. Non l'ha distrutta, ma sapeva dove colpire per metterla fuori gioco. Non è stata una battaglia equa, almeno non per noi. Dove si trova ora la squadra di infiltrazione? Dall'altra parte del ponte, vicino al suo nascondiglio. Ma non possono avvicinarsi ulteriormente senza essere visti. Come hanno fatto ad avvicinarsi così tanto senza essere visti? Altri diversivi. Pare che ha usato una cannoniera per tenere impegnato Archangel. Siamo riusciti a intrufolare qualche uomo nel suo nascondiglio prima che lo abbattesse, ma sono bloccati laggiù. Dobbiamo tenere Archangel concentrato sul ponte, così non potrà scoprirli e farli fuori. Cosa sai di Archangel? Non devi chiederlo a me. Io mi occupo solo della logistica. È un po' che Tarak e gli altri capi dei mercenari hanno a che fare con lui. Ma non sorprenderti se non sono elettrizzati all'idea di parlare con un mercenario. Sarà meglio che vada dal sergente Kafka. Buona idea. Sii prudente sul fiale. Archangel ne ha già uccisi a dozzine. Entrare è piuttosto semplice. Uscire è problematico. Prima di tutto troviamolo. Penseremo dopo a come tornare indietro. Ti serve qualcosa? Sei tu al comando degli Eclipse. L'hai capito tutto da solo? Sono Geralt, gestisco gli Eclipse su Omega. Cosa ti serve, freelancer? Dunque la squadra di infiltrazione è il fulcro principale dell'attacco? Il piano è di Tarak, non mio. Non vuole perdere altri uomini, quindi sfrutta voi freelancer per risolvere il problema. Archangel non andrà da nessuna parte, perciò immagino che valga la pena di tentare. Chi lo sa, forse avrete fortuna. Dunque ve ne starete nascosti qui mentre i mercenari si faranno ammazzare? Esattamente. Vi paghiamo per essere un diversivo, niente più. Che sopravviviate o meno, dipende da voi. Cosa ci fanno gli Eclipse su Omega? Visto che ti interessa tanto, gli Eclipse controllano quasi il 20% di Omega. I nostri mech e i nostri trasporti garantiscono i traffici di ESO. Sembra tutto molto organizzato. Eclipse funziona come una macchina ben oliata, ma Omega è tutto tranne che organizzata. È una continua lotta per il controllo, poi arriva Archangel e complica ulteriormente le cose. Perché Archangel vi sta dando filo da torcere? Chiedilo a lui. Io sono qui soltanto per guadagnare quanti più soldi possibile. Non siamo venuti su Omega per essere vincolati da leggi e regole. Si pentirà di essere venuto su Omega, te lo prometto. Sembra che sia una faccenda personale. Il mese scorso ha attaccato uno dei miei trasporti, ha ucciso due dei miei uomini migliori. Uno di loro era mio fratello, quindi sì, è una faccenda dannatamente personale. Cosa sai di Archangel? La sua aspettativa di vita si sta riducendo rapidamente. Tutto qui? Nessuno sembra sapere nulla di lui. Guardati intorno e scoprirai ciò che ti occorre sapere. È furbo, pieno di risorse e pericoloso. Ma l'abbiamo messo con le spalle al muro. Non si prenderà più gioco di noi. Posso aiutarti in altro modo? Da dove viene? Chi è? Nemmeno la sua squadra lo sapeva. Forse ne sapremo di più quando avremo il suo cadavere. Ovviamente a quel punto non avrà più importanza. Devo andare. Buona idea. Sei nel posto sbagliato, freelancer. Sei il capo del branco sanguinario? Mi chiamo Garn. È tutto quello che devi sapere. Sono bloccato qui ad attendere che voi freelancer finiate di giocare alla guerra. Chiedimi ciò che vuoi sapere e poi vattene. Quando attaccherai il branco sanguinario? Quel maledetto Tarak vuole che aspettiamo. Odio aspettare. Ma lui dice che i Sole Blu hanno un piano e che non vogliono che li infalciamo. Ah, dovremo aspettare finché gli Eclipse non manderanno i loro mech. Vedremo. Cosa ci fa il branco sanguinario su Omega? Siamo la forza bruta di questa dannata stazione. Se ti serve protezione o vuoi togliere di mezzo qualcuno, chiedi a lui. Il branco sanguinario è ovunque su Omega. Tutti ci amano e tutti ci odiano. Immagino che Archangel ti odi soltanto. È solo uno stupido bastardo. Non mi importa cosa pensa, ma mi sta complicando la vita e costando parecchi uomini. Oggi sarò io a ucciderlo. Vedrai, sono l'unico che l'ha affrontato in duello. Cosa sai di Archangel? È una vera seccatura. È un Turian, il che lo rende un po' più sgradevole da vedersi di te. Ed è coraggioso, finché non realizza che sei più di quanto pensasse. Sembra che tu parli per esperienza personale. Ha cercato di uccidermi una volta, aspettando che fossi da solo.
È stato il giorno più dannatamente lungo della mia vita, ma ho resistito fino all'arrivo dei miei uomini. Dopo quella volta non ha più fatto il furbo. L'abbiamo inseguito per mezza Omega. Ce l'avevo quasi in pugno, ma quel viscido bastardo è scappato prima che potessi finirlo. Devo andare. Era ora. Portate questo freelancer fuori di qui. Non ho tempo per queste idiozie. Avrei alcune domande sull'operazione. Genta, toglimi di torno questa feccia. Qua giù. La prossima ondata arriverà presto. Non dovresti essere là fuori a prepararti? Perché è così nervoso? Non ama molto voi freelancer. Non si fida delle persone che non conosce e odia dover coinvolgere degli estranei. Cosa vuoi sapere? Cosa farà Tarak se la squadra di infiltrazione fallisce? Tanto per cominciare, sparerà a tutti i freelancer sopravvissuti. Dopodiché lascerà che ci pensino gli Eclipse e il branco sanguinario. Avevo proposto di lavorare insieme, ma lui non si fida degli altri gruppi. E se Archangel dovesse sopravvivere a tutti gli attacchi? In tal caso voi Sole Blu sareste da soli. È per questo che Tarak vuole che quell'elicottero sia riparato. Ma non si arriverà a tanto. Archangel è abile, ma non può resistere così a lungo. È già più di un giorno che è bloccato lì. Cosa ci fanno i Sole Blu su Omega? Forniamo merci a molti dei gruppi e delle fazioni del luogo. Merci? Armi, mech, macchine. Tu chiedi e noi lo procuriamo. Inoltre fungiamo da intermediari fra le fazioni. Al momento non lo diresti, ma Tarak sa essere un discreto negoziatore. Cosa ha combinato Archangel per far infuriare tanto i Sole Blu? Continua a intralciarci e a darci la caccia. Ormai temiamo che ogni lavoro possa essere una trappola. Sa dove si tiene l'incontro? La spedizione sparirà improvvisamente. Quanti uomini perderemo stavolta? Tarak ne ha avuto abbastanza. Non lo biasimo. Cosa sai di Archangel? È un vigilante Turian che considera l'uccisione dei mercenari un passatempo divertente. A parte questo, è un mistero. Compare sempre nei momenti peggiori e ci manda all'aria il lavoro. Se vuoi il mio parere, non vedo l'ora che muoia. Perché lo odi tanto? Ha cercato di uccidere Tarak, a casa sua. Per poco non ce l'ha fatta. Da allora Tarak è sempre nervoso e mi rende la vita un inferno. Critica ogni dannata cosa che faccio. L'arrivare a convincere le altre bande mercenarie ad aiutarci dovrebbe farti capire quanto sia disperato. Loro sono quasi peggio di Archangel. Sarà meglio andare. Buona idea. Assicurati di aver parlato con Kafka. Kafka? Sergente Kafka. Ah, voi dovete essere il gruppo di cui mi ha parlato Solky. Siete in perfetto orario. Solky? L'hai incontrato al tuo arrivo. Mi ha contattato via radio per informarmi. Voi tre siete piuttosto diversi dalla maggior parte degli altri freelancer. Tuttavia, la squadra di infiltrazione sta per darci il segnale. Archangel non saprà nemmeno cosa lo ha colpito. Qualche domanda? Potrebbe essere la vostra ultima possibilità. Ci fornirete una copertura con la cannoniera? Tarak è l'unico in grado di farla volare. E poi non è pronta. Quel bastardo di Archangel gli ha fatto passare un brutto quarto d'ora l'ultima volta che è uscito. Ancora qualche modifica e sarà come nuova. Perché lei a coordinare l'attacco e a riparare la cannoniera? Faccio parte del gruppo di infiltrazione. La nostra squadra si coordina con la cannoniera. Io resterò nelle retrovie per organizzare i freelancer e assicurarmi che la cannoniera sia pronta per quando ne avremo bisogno. Quindi il piano è di saltare il muro e dirigerci all'edificio di Archangel. E cerca di non farti ammazzare troppo in fretta. Sei un diversivo valido solo finché resti in vita. Non è necessario che tu arrivi dall'altra parte. Fai in modo che Archangel sia concentrato sul ponte. Al resto penserà la squadra di infiltrazione. Come farà la squadra di infiltrazione a raggiungere Archangel? Hanno due possibilità. Lo mettono con le spalle al muro e lo finiscono faccia a faccia. Altrimenti usano gli esplosivi. Ma gli servirà del tempo per prepararli. Quindi il ponte è l'unica via di accesso? Finché l'elicottero non tornerà a funzionare o le gallerie non saranno state completate. Ascolta, abbiamo un piano. Non c'è bisogno che tu te ne esca con idee geniali. Fai il tuo dannato lavoro, riscuoti i tuoi crediti e torna a casa. Condurrà lei l'assalto? Ah,
Tarak non mi paga per combattere. Io mi limito a pianificare gli attacchi ed aggiustare la dannata cannoniera. Voi freelancer avrete il privilegio di... Ricevuto! Squadra Bravo, via, via, via! Archangel troverà una bella sorpresa ad attenderlo. Ma questo significa che per me non c'è altro. Devo rimetterla in perfetto stato, prima che Tarak decida di averne bisogno. Secondo me lavora... Archangel è nei guai. Poco tempo. Beh, non aspettiamo troppo. Forza, facciamogli una bella sorpresa. Archangel? Shepard. Credevo fossi morto. Garrus, cosa ci fai qui? Mi tengo in forma. Un po' di tiro al bersaglio. Stai bene? Sono stato meglio, ma è bello vedere un volto amico. Uccidere mercenari è un lavoraccio, soprattutto perché devo farlo da solo. Cosa ci fai qui su Omega? Non ne potevo più della burocrazia della cittadella. Ho pensato che in proprio avrei potuto fare di più. Almeno qui è facile trovare i criminali. Basta puntare la pistola e sparare. Come sei riuscito a far incazzare tutte le principali organizzazioni di mercenari nei sistemi Terminus? Non è stato facile, ci ho lavorato sodo. Mi sorprende che si siano coalizzati per combattermi. Devono odiarmi davvero tanto. Da quando hai iniziato a farti chiamare Archangel? È un soprannome che mi hanno appioppato quelli del posto, per tutte le mie buone azioni. Non mi dispiace, ma per favore... Tu chiamami Garrus. A proposito, lo sai di avermi colpito un paio di volte? Erano solo colpi stordenti, niente di pericoloso. Non volevo che i mercenari si insospettissero. Già. Se avessi voluto fare di più che abbattere i tuoi scudi, l'avrei fatto. E poi tu te la stavi prendendo comoda. Volevo che ti dessi una mossa. Siamo arrivati fin qui. Ma non credo che uscire sarà altrettanto facile. No, infatti, quel ponte mi ha salvato la vita. È stato un imbuto per tutti quegli idioti. Ma è un'arma a doppio taglio. Ci massacreranno se tentiamo di uscire da quella parte. Quindi ce ne stiamo qui ad aspettare che ci annientino? Non è poi tanto male. Questo posto li ha trattenuti finora. E con voi tre... Suggerisco di mantenere questa posizione. Attendere un varco nelle loro difese e giocarci il tutto per tutto. Non è un piano perfetto, ma è già qualcosa. Come sei finito in questa posizione? Mi sono lasciato sopraffare dai sentimenti. Una lunga storia. Facciamo un patto. Tirami fuori da qui vivo e ti racconterò tutto. Se combattiamo come una squadra, riusciremo a trattenerli. Hai ragione. La loro superiorità numerica non gli servirà a niente qui dentro. Vediamo cosa hanno in mente. Sembra che sappiano del fallimento della loro squadra di infiltrazione. Dai un'occhiata, ricognitori. Credo siano degli Eclipse. Non sembrano semplici ricognitori. Già, faremmo meglio a tenerci pronti. Io resterò quassù, da qui posso fare molti più danni. Tu fai quello che ti riesce meglio. Come ai vecchi tempi, Shepard. Se vuoi qualcosa fatto bene. Bene, vediamo come te la cavi con questa, Archangel. Via! Sei in forma, Shepard. Mi hanno appena sfiorato.
e siamo riusciti a prendere Geralt. Sono mesi che do la caccia a quel bastardo. Perché lo inseguivi? Ha trasportato Eso Corrotto sopra tutto lo spazio della cittadella. La metà dei beni che ho recuperato dall'SSC proveniva dalla sua squadra qui su Omega. Tempo fa ho fermato una grossa spedizione e ho ucciso il suo tenente. Dopo quella volta non mi sorprende che abbia deciso di lavorare con gli altri mercenari. Ci restano ancora il branco sanguinario e il sole blu. Credi che avremo un po' di tregua? Può darsi. Vediamo cosa hanno in mente. Hanno rinforzato l'altro lato pesantemente, ma non hanno ancora attraversato il ponte. Cosa stanno aspettando? Cosa diavolo è stato? Dannazione, hanno fatto breccia nel livello inferiore. Beh, alla fine hanno dovuto usare il cervello. Sarà meglio che tu vada laggiù, Shepard. Io terrò sgombro il ponte. Dividiamoci a metà. Teniamo qui uno della mia squadra. Sei sicuro? Non sappiamo cosa potresti trovare là sotto. Miranda, resta con Garrus. Tienilo in vita. Grazie, Shepard. Ora faresti meglio ad andare. Come arrivo nel seminterrato? Scendi di un livello. La porta del seminterrato è sul lato destro della stanza principale, dietro le scale. Ti invierò le indicazioni via radio se ti serve aiuto. Ma dovrai scendere in fretta. Torna qui, Shepard. Stanno entrando dalle porte. Facciamoli a pezzi! Coprimi le spalle. Penso io, Dark Angel. Grazie, Shepard. Non mi hanno fatto niente. E così abbiamo eliminato Garm e il suo branco sanguinario. La giornata migliora a vista d'occhio. Era proprio un bastardo tenace. Hai già combattuto contro di lui? Sì, ci siamo già scontrati una volta. L'avevo sorpreso da solo, senza la sua banda ad aiutarlo. Ma non sono comunque riuscito ad ucciderlo. Non ho mai visto un Krogan con una rigenerazione così rapida. È uno scherzo della natura. Continuava a rigenerarsi finché non sono arrivati i suoi Vorcia. Mancava poco, ma ho dovuto lasciarlo andare. Ma questa volta no. Restano soltanto i sole blu. Io dico di rischiare e aprirci la strada con la forza. Credo tu abbia ragione. Tarak avrà anche gli uomini più forti, ma niente che non abbiamo già affrontato. Inoltre non si aspetterà un nostro attacco diretto. Tireremo fuori da qui, Garrus. Tieni duro. Chiama Joker. Assicurati che siano pronti per noi. È in pessimo stato. Dobbiamo tirarlo fuori da qui. Comandante, abbiamo fatto il possibile per Garrus, ma ha subito un brutto colpo. I medici hanno compensato con procedure chirurgiche e impianti cibernetici. Dovrebbe recuperare le piene funzionalità, ma... Shepard? Quello è un osso duro. Non credevo potesse alzarsi così presto. Nessuno vuole darmi uno specchio. Miranda ha parlato solo di una cicatrice. Quanto è brutto. Diamine, Garrus, sei sempre stato brutto. Mettici un po' di trucco e nessuno lo noterà. Non farmi ridere, maledizione. La mia faccia sta insieme a fatica. Probabilmente è meglio così. Le donne ti ignoravano sempre e venivano da me. È tempo di gareggiare alla pari. Francamente sono più preoccupato per te. Cerberus, Shepard. Ricordi gli esperimenti immorali che conducevano? È per questo che sono felice che tu sia qui, Garrus. Se dovrò gettarmi nel caos, voglio qualcuno di fidato al mio fianco. Ti rendi conto che questo implica che anch'io verrò scagliato nel caos? Proprio come ai vecchi tempi.
Quando avrai bisogno di me, sarò pronto a riprendere il servizio, Shepard. Mi sistemerò e vedrò cosa posso fare con le batterie principali.